noi italiani siamo patetici spesso nel pretendere che gli altri, chiunque essi siano, facciano il loro dovere. Ma nello stesso tempo in cui pretendiamo che gli altri facciano il loro dovere, ci assolviamo da qualsiasi responsabilità, ci scarichiamo di qualsiasi dovere che a nostra volta dovremmo avere. Uno dei doveri fondamentali, non parlo di diritti, parlo di doveri, che il cittadino ha in uno Stato democratico è quello di esercitare la funzione di controllo sui suoi governanti, pretendere che costoro siano integerrimi, idealmente, pretendere che certamente non siano dei farabutti, dei mascalzoni, dei delinquenti, dei ladri patentati, e quindi attraverso il voto, attraverso l'influenza che la sua opinione può avere sui leader politici, far sì che i mascalzoni, che i delinquenti, che i farabutti vengano esclusi dalla vita politica. Ora, la maniera numero uno in cui questo diritto dovere si esercita certamente è quella di non votare i farabutti, e laddove i partiti politici, i leader politici non ti danno la possibilità di scegliere i candidati, quindi non ti danno la possibilità di non votare il farabutto, perché il farabutto è inserito in una lista, in un partito che tu devi votare in blocco, come è accaduto alle ultime elezioni politiche, ebbene questo dovere si esercita ovviamente non votando quel partito. A maggior ragione, e qui vado nello specifico di questo video, quando la persona in questione è stata più volte condannata in via definitiva e viene presentata, viene selezionata per ricoprire un incarico importante all'interno del più importante comune d'Italia. Mi sto riferendo nella fattispecie, in modo specifico, al signor Vittorio Sgarbi, che la signora Moratti, attuale sindaco di Milano, ha scelto e ha nominato assessore alla cultura del comune di Milano. Stiamo parlando di una persona, Vittorio Sgarbi, condannato due volte in via definitiva per reati gravissimi. E li vado a leggere, li leggo direttamente da Wikipedia, l'enciclopedia online, dove alla voce condanne Sgarbi leggo testualmente: nel 1996, con sentenza definitiva della pretura di Venezia, Vittorio Sgarbi è stato condannato a 6 mesi e 10 giorni per il reato di falso e truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato. Quindi stiamo dicendo che Vittorio Sgarbi è stato condannato in via definitiva, quindi la colpa è stata accertata, è stata sanzionata. Lui non ha negato, quindi truffato, quindi lo Stato italiano, nel senso che lo Stato gli pagava lo stipendio per un lavoro che lui non svolgeva, è stato condannato, è stato accertato essere un truffatore ai danni dello Stato. La domanda che pongo alla signora Moratti è: può una persona del genere ricoprire la carica di assessore alla cultura del più importante comune italiano? E la domanda che pongo alle persone e agli elettori della signora Moratti è: potete voi accettare, voi che lo avete eletto, perché in sostanza l'avete eletto voi,
potete accettare di essere rappresentato da una persona che ha una condanna definitiva, accertata, acclarata di quel tipo. E ancora, sempre da Wikipedia leggo, il 14 agosto 1998, dopo la morte di Luigi Lombardini, in un'intervista al giornale, Vittorio Sgarbi ne attribuisce la responsabilità alle inchieste politiche di Caselli, in quanto il suicidio di Lombardini ha evidenziato, secondo Sgarbi, la natura esclusivamente politica dell'azione di Caselli e di suoi uomini. E quindi, per il più grande, Vittorio Sgarbi accusa il giudice Caselli di essere responsabile della morte, del suicidio di Luigi Lombardini e ne chiede l'immediato arresto. Ovviamente viene querelato e viene processato. Ad una delle udienze, non l'udienza di questo processo in cui lui viene querelato, viene processato per diffamazione, non si presenta. Non si presenta in tribunale, di Desio, dicendo di essere a Bologna per un altro processo. Quindi Mann si giustifica per la non presenza a Desio, al tribunale di Desio, dicendo che in quello stesso momento stava partecipando a un altro processo al tribunale di Bologna. Il giudice di Desio telefona a Bologna e scopre che lì Garbi ha fatto lo stesso, cioè non si è presentato neanche a Bologna, sostenendo, quindi giustificandosi a Bologna, dicendo di essere a Desio, al processo di Desio. In sostanza, non è andato a nessuno dei due processi e ad entrambi ha detto di essere dall'altra parte, quindi mentendo in maniera spudorata. Per queste affermazioni nel 1998 quindi Sgarbi viene condannato dalla Cassazione per diffamazione aggravata, quindi aver diffamato il Giancarlo Caselli, che serve ricordare, chi non lo sapesse, comunque sia è un magistrato che negli anni immediatamente successivi agli attentati di Falcone e Borsellino è stato uno dei pochi, anzi a mia conoscenza l'unico, che volontariamente si è trasferito a Palermo a fare ancora la lotta alla mafia. Abbiamo dunque un personaggio, una persona, un cittadino, un signore, Vittorio Sgarbi, condannato due volte per due reati gravissimi, una truffa aggravata ai danni dello Stato, l'altra diffamazione aggravata verso un funzionario dello Stato che è stato ed è ancora probabilmente in prima linea nella lotta alla mafia e al terrorismo. Ebbene, una persona così, che tra l'altro non è neanche pentito perché in tutte le interviste continua a sostenere che lui ha ragione, una persona così io ritengo che non potrebbe fare neanche il bidello di una scuola elementare di cani cattivi. La signora Moratti, Letizia Moratti, non ha avuto nessuna perplessità, nessuna titubanza nell'affidare al signor Vittorio Sgarbi, con questo curriculum e con queste condanne, l'incarico di assessore alla cultura di Milano. I cittadini di Milano che hanno votato per la signora Moratti e per lo schieramento politico che sosteneva la signora Moratti evidentemente non hanno nulla in contrario che un personaggio di questo genere possa fare l'assessore alla cultura del comune di Milano. Bene, a questo punto c'è da dire che i milanesi, almeno quei milanesi che hanno votato per quella parte politica, hanno esattamente ciò che meritano e quindi non hanno titolo, secondo me, per lamentarsi del mancato funzionamento, del cattivo funzionamento della macchina statale, del lamentarsi di quello che capita a Roma in Parlamento o dei furti e delle varie ruberie cui ormai ci ha abituato questa classe politica. Se loro hanno consentito a un personaggio come Sgarbi di essere assessore alla cultura di Milano, secondo me non hanno nessun titolo di lamentarsi di come vanno le cose in Italia. E grazie a gente come loro che vota personaggi come Sgarbi o che consente a personaggi come Sgarbi di essere assessore alla cultura di Milano, che questo paese sta andando allo sfascio.